Che cos'è la terapia a seduta singola? Negli anni Ottanta, Moshe Talmon, uno psicoterapeuta israeliano che quel tempo studiava e lavorava in California, si rese conto che la maggior parte delle persone si presentava per pochissime sedute, moltissime anche solo per una seduta, e poi andavano via. Telefonò a queste, cercò di indagare il perché se ne fosse andata dopo una sola seduta, e la stragrande maggioranza, il 78%, disse che gli era bastata quell'unica seduta. Tutta una serie di studi successivi, fatti sia in quest'ambito sia indipendentemente da esso, confermarono questo dato. Uno è il numero più frequente di studi in psicoterapia, e la maggior parte delle persone che vengono anche per una sola seduta poi stanno meglio. Questo non è molto strano se ci pensi. Nella vita di tutti i giorni ci capita di leggere un libro, parlare con un amico, vedere un film o sentire raccontare qualcosa e trovare in quell'elemento la soluzione a un problema. Talmon e tutta una serie di studiosi, come Michael Hoyt, da cui sono andato a studiare in California proprio la terapia a seduta singola, hanno continuato questi studi e hanno dimostrato che effettivamente anche in una sola seduta si possono risolvere una grande quantità di problematiche. Da allora ha preso avvio il movimento della terapia a seduta singola, cioè come massimizzare ogni singolo e spesso unico incontro. Quindi in definitiva la terapia a seduta singola è un modo di fare psicoterapia tesa a rendere efficace ogni singolo incontro, ogni singola seduta, così che anche se la persona magari se ne va via prima, potrebbe aver già avuto ciò di cui aveva bisogno per innescare il proprio processo di cambiamento. Questo fa sì anche che la terapia possa essere concepita in un modo diverso. Per esempio, nella mia pratica, oltre a fare un processo di terapia per così dire orizzontale, cioè prima seduta, seconda seduta, terza seduta, quarta seduta, eccetera, do la possibilità a quelle persone che pensano che possa essere necessario e sufficiente per loro anche l'opportunità di venire solo per un incontro, quando vogliono loro. Sono persone che mi chiamano una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, cioè quando loro hanno bisogno vengono e fanno quella terapia a seduta singola. Quindi in definitiva la terapia a seduta singola non è nient'altro che un altro modo di fare terapia studiata apposta per massimizzare l'efficacia di ogni singolo e spesso unico incontro. Ciao e al prossimo video! Poi è ora di preparare il pranzo.